Ischia, controlli dei carabinieri, nel mirino le affittanze abusive, denunciato proprietario di un appartamento. Truffe porta a porta, a casa Micciola chiedono offerte per la festa, ma sono truffatori. Sant'Anna fa 90, ritorna alla festa dell'estate ischitana, un'edizione nel segno della tradizione. Le voci della festa di Sant'Anna, Beppi Banfi e Carmen Cuomo, saranno i timonieri dell'edizione 2022. Maronti, altra segnalazione della minoranza. Rampa inutile, disabili offesi ancora una volta. Paolo Ferrandino riconfermato assessore. Enzo ha saputo trovare i giusti equilibri e IARC la scelta giusta per far crescere Ischia. Civica benemerenza a Tonino Baiocco, Benedetto Valentino, un'eccellenza che ha reso grande Ischia nel mondo. Buonasera e ben ritrovati con il TG News di Nuvola TV. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. A Ischia non si ferma l'attività di controllo dei carabinieri della locale stazione. Focus del servizio in contrasto al fenomeno delle localizzazioni abusive e alla tutela del settore turistico ricettivo dell'isola. I militari dell'Arma durante le operazioni hanno controllato 18 appartamenti nei quartieri di San Pietro, Ischia Ponte e Carta Romana ed hanno identificato 42 alloggiati, denunciato invece un 66enne del posto. L'uomo aveva affittato il proprio appartamento a dei turisti non comunicando le generalità degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza. Non si fermano le truffe. Questo pomeriggio il Comitato dei Solenni Festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena ha lanciato un allarme sui profili social della Basilica. È giunta segnalazione che alcuni giovani stanno girando per le case di Casa Micciola per richiedere un'offerta per la festa di Santa Maria Maddalena. Si tratta di persone non autorizzate che allo stato dei fatti stanno compiendo una truffa. Si comunica pertanto che la questua ufficiale per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena, patrona di Casa Micciola, è terminata e chi vuole donare un'offerta può portarla direttamente in parrocchia. Vi preghiamo di diffondere la notizia. Ed ora apriamo lo spazio dedicato al ritorno della festa di Sant'Anna. Dopo 2 anni di stop forzato, ritorna la festa a mare agli scogli di Sant'Anna, giunta alla 90esima edizione. Questa mattina presso la sala consiliare del comune di Ischia è stato presentato il ricco programma della festa e tutte le novità che caratterizzeranno questa edizione, che come sottolineato durante la conferenza avrà come tema centrale la tradizione. Al termine della conferenza stampa abbiamo raccolto le dichiarazioni del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e del consigliere comunale Luigi Di Vaia. Sentiamo. Stavamo aspettando da più anni, in seguito al Covid per varie annualità non abbiamo potuto tenere la festa di Sant'Anna, finalmente nel 2022 riprendiamo come tradizione vuole la festa a mare degli scogli di Sant'Anna, sarà un'edizione fortemente votata alla tradizione, quindi con la sfilata delle barche allegoriche, i fuochi pirotecnici e l'incendio del castello. Il taglio fortemente popolare sarà conservato e sarà poi l'essenza di tutta la serata. E viva la festa di Sant'Anna! È un'edizione, la 90esima edizione, quindi un'edizione alla quale teniamo in maniera particolare. Passami la battuta, organizzata al 90esimo minuto, 90 al 90esimo. Veniamo, insomma, siamo reduci dalla tornata elettorale, per cui per noi era comunque importante organizzare questa edizione, l'edizione della ripartenza dopo, come dicevi, 2 anni di stop dovuti all'emergenza sanitaria, una festa che attiene alla nostra cultura, alla nostra tradizione. Il sindaco in conferenza stampa ha detto che senza Natale, senza Sant'Anna non c'è Natale per gli ischitani, è un po' così, per cui siamo molto lieti che la festa possa ritornare. Torna così come il progetto dell'anno scorso con 3 barche che sintetizzano un po' tutto sono espressioni di tutto il territorio isolano e ci auguriamo che possano essere apprezzate non soltanto dalla giuria ma anche dal popolo ischitano e dai turisti che seguiranno la festa. Ritorna la voce storica della festa di Sant'Anna, Beppi Banfi quest'anno accompagnerà la festa insieme a Carmen Cuomo. Come mai la scelta è ricaduta su di loro?
Carmen Cuomo è una professionista seria, competente e affidabile, che conosce la festa, non è la sua prima edizione, e per noi è motivo di garanzia assoluta. Sì, mi fa piacere che torni la voce storica della festa, Beppi, proprio perché è un'edizione che, insomma, che è improntata sulla tradizione e su quella che è un po' è sempre stata nel corso degli anni la nostra festa. Importante, voglio sottolineare, se me lo consenti, il contributo degli istituti scolastici superiori, che insomma hanno partecipato con passione e gioia all'organizzazione della festa, si stanno rendendo protagonisti di visite guidate all'interno dei luoghi che ospitano la festa di Sant'Anna. Alcuni di loro hanno chiesto di poter aiutare materialmente i costruttori a realizzare le zattere, insomma, e noi cercheremo fin dove, diciamo, tutti i criteri di sicurezza ce lo consentono, di coinvolgerli quanto più possibile, che è importante che i giovani seguano, imparino la tradizione e la cultura della festa, perché poi saranno loro gli organizzatori e i costruttori di domani. Quali sono le novità dell'edizione numero 90? Le novità sono tante, voglio soltanto sottolineare che stiamo costruendo una sorta di gemellaggio ideale con il Carnevale di Cento, che col suo patron comporrà la giuria di quest'anno, che sarà una giuria molto qualificata. È un carnevale già importante in Italia e in Europa, che sta crescendo molto, e sarà un importante momento di scambio di idee, di considerazioni per poter crescere insieme. È confermato l'incendio del castello con lo spettacolo piromusicale, che sono insomma i punti cardini che animano la festa, per cui ci auguriamo che questo ritorno alla normalità possa essere suggellato da una festa all'altezza. Durante la conferenza stampa di questa mattina sono stati annunciati anche i timonieri della 90ª edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna. Il commento della serata infatti sarà affidato alla giornalista Carmen Cuomo, che sarà affiancata dalla storica voce della festa, Beppi Banfi. Le loro voci accompagneranno la sfilata delle tre barche allegoriche in attesa del tradizionale incendio del castello e dei fuochi piromusicali. Sono molto felice di poter raccontare di nuovo la festa di Sant'Anna, ha dichiarato ai nostri microfoni Beppi Banfi. Il comune di Ischia riparte dalla sua festa, ha aggiunto Carmen Cuomo. Sentiamo. Torna, per rimanere nel tema di quello che abbiamo detto anche prima, ritorna la voce di Beppi Banfi, perché diciamo che la festa non ha bisogno di presentatori, non ha bisogno di Pippo Baudo. La festa ha bisogno, va avanti da sola, perché è una bellissima festa, deve essere commentata. Mi fa piacere che mi hanno richiamato per avere questa opportunità di riraccontare la festa di Sant'Anna. Un aneddoto su qualche edizione che hai presentato negli anni scorsi? Ce ne sono, ecco, questo per far capire un pochettino che cosa significa commentare. Gli ospiti presentavano, per esempio una volta ci fu Marisa Laurito, che fu chiamata per presentare la festa. Non capiva niente della festa di Sant'Anna, si è venuta a fare una pubblicità sua personale, che non aveva niente a che fare con la festa, e fu una nota stonata, come ce ne sono state tante negli anni passati. E questa è una 90ª edizione, quindi era una festa che andava festeggiata. Il gioco di parole, 90 anni di questa edizione, di questa festa, non 90 anni perché ci sono stati momenti di stop come quelli che abbiamo visto. Si doveva ripartire in qualche modo e l'amministrazione ha ritenuto opportuno farlo con la festa che rappresenta l'isola d'Ischia, ed è la Festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna, con la partecipazione di tre associazioni, perché insomma la festa è le barche che vengono costruite, quindi c'è stata la grande passione di chi ha voluto mettersi in gioco con le tre associazioni Isola Verde Pesca,
Francesca, Mondo Teatro ed Esther, che saranno in gara il 26. C'è stata la partecipazione quest'anno delle scuole che hanno collaborato, insomma, si sono venute a affacciare alla festa di Sant'Anna. Gli istituti sono il Vincenzo Telese, il Cristoforo Mennella e il liceo Giorgio Buchner, che con i loro ragazzi hanno conosciuto la nostra festa, insomma, in maniera più approfondita, perché loro la studiano da un po'. Grazie a Luca Mazzella hanno girato il borgo, hanno ascoltato le storie di Luca, i racconti storici, insomma, si sono appassionati a questa festa e saranno di scena il 23, il 24, il 25 sera dalle 20 alle 23, perché saranno le guide del borgo. Chiunque vorrà, i ragazzi racconteranno la festa e il borgo. Alcuni dei ragazzi saranno addirittura con i costruttori a costruire le barche. Poi ci sarà una piccola gara di canoe insieme alla Lega Navale, che stabilirà l'ordine di uscita delle barche. Quella serata inizierà probabilmente intorno alle 21, alle 21:15. Accanto a me, una mia grande gioia, ci sarà Beppi Banfi, la voce storica della festa, che mi sta aiutando ad entrare in questa festa raccontandomela, facendola amare più di quanto io non la conoscessi già. Noi utilizzeremo come sempre la nostra semplicità nel raccontare, insomma, siamo contenti e felici di essere lì e di raccontare una festa in un momento forse meno difficile di quello che è stato l'anno scorso. Racconteremo i quattro premi importanti: il premio Di Massa, il premio Funicello, il premio Nerone e il premio Domenico Di Meglio. Ci saranno con noi tre artisti, di cui due sono nostrani: Desiree Migliaccio, soprano al San Carlo, un'eccellenza di casa nostra; Luca Iacono al piano, maestro sempre di casa nostra; e saranno accompagnati al tenore Salvatore Minopoli. Vi voglio raccontare anche la giuria, una giuria veramente secondo noi di eccellenza. Ritorna a Sant'Anna Lina Sastri, amica, insomma, notissima attrice, cantante, insomma, un'artista a tutto tondo, amica però della festa di Sant'Anna. Abbiamo parlato delle scuole, quindi era doveroso far assistere e quindi metterla in giuria l'assessore regionale Lucia Fortini, l'assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali e giovanili. Arriverà il patron del Carnevale di Cento, d'Europa, Carnevale d'Europa, un carnevale che sta avendo un grandissimo successo negli ultimi anni, che vuole conoscere, insomma, e simpatizzare con la festa di Sant'Anna. Paolo Giurielini è ormai un amico di casa nostra, il presidente, il direttore del MAN, ma è un amico di Ischia. E poi abbiamo, perché non ci volevamo far mancare, il mare, e quindi abbiamo Antonio Pugliese, che è il presidente dell'associazione Vela Latina di Monte di Procida. Pensate che loro hanno avuto un riconoscimento per il Gozzo Flegreo come patrimonio immateriale della regione Campania. E ci saranno due nostrani, perché di barche, insomma, c'è bisogno di chi le conosce bene, le hanno costruite da sempre, insomma, sono protagonisti di questa festa, e sono lo scultore Nicola Giobba e Massimo Ielasi della Galleria Ielasi. Una iniziativa molto interessante, era una 90esima edizione, quindi ve lo voglio dire in maniera tecnica, perché Poste Italiane realizza su committenza un timbro postale speciale. Voi troverete ad Ischia Ponte dei distributori di cartoline con questo timbro, e queste cartoline, insomma, verranno date e potranno essere mandate, che sono proprio le cartoline ufficiali della 90esima edizione della nostra festa. E poi il timbro verrà spedito agli archivi del Museo Storico della Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Entreremo a far parte ufficialmente della collezione di Poste Italiane. Insomma, una festa timbrata. Apriamo la pagina dedicata alla politica. Ancora polemiche sui lavori svolti alla spiaggia dei Maronti. Il leader della minoranza, Maria Grazia Di Scala, ha denunciato sui social l'ennesima mortificazione riservata ai disabili. Di recente infatti è stata realizzata una rampa, tra l'altro molto ripida e pericolosa, che in ogni caso non consente ai disabili di accedere all'arenile. Capiamo i dettagli di questa ennesima denuncia nel servizio che segue. Avvocato Di Scala, ancora per parlare dei Maronti, questa volta sotto un altro punto di vista. Sono stati svolti dei lavori, era stata lamentata l'impossibilità di accedere all'arenile per i diversamente abili, si fa una rampa, ma mi sembra un lavoro interrotto a metà, o no? Il lavoro sembra completo, il problema è che per i disabili è assolutamente inutile questo lavoro che è stato fatto, perché come avevo già preannunciato in campagna elettorale, quando la ASL si è recata presso gli operatori dei Maronti per invitarli e diffidarli, come è giusto che sia, ad adeguare gli ingressi dei locali con le rampe per i disabili, purtroppo i disabili sulla spiaggia non ci possono arrivare, perché ho pubblicato sul mio profilo social Facebook delle fotografie
da cui si evince con chiarezza che domenica scorsa, era 17 luglio, l'altro ieri, c'è una rampa di discesa sul piazzale principale, quello che poi adduce alle passerelle che portano in spiaggia, una rampa di discesa, peraltro con dei sanpietrini molto disagevoli da percorrere, con una sola rampa con una forte pendenza, credo che sia ai limiti della norma e comunque della tollerabilità e della consigliabilità per chi sia disabile o per chi sia munito di carrozzina o di altro impedimento a percorrere la rampa stessa. E poi dopo la rampa ci sono le scale, cioè con questa rampa che adduce su un pianerottolo peraltro di ridottissime dimensioni si può arrivare soltanto su un blocco di cemento che credo voglia essere una panchina, anche priva di protezione dal sole. Dall'altro lato c'è il corrimano, credo che sia in acciaio bollente con queste temperature, e sotto ci sono scale a destra e a sinistra, quindi il disabile non può arrivare sulla spiaggia. Ecco, tra l'altro i Maronti non sono mai stati una spiaggia anche fruibile per i disabili, intendo sull'Arenile, cioè credo che in generale la politica debba cercare di creare, anche se in misura limitata, però degli spazi per arrivare fino a mare. Questo oggettivamente è un problema isolano, quello delle barriere architettoniche. Sì, è un problema isolano che si verifica un po' dappertutto. Il disabile purtroppo con questo caldo viene privato della possibilità di fare un bagno in santa pace. Io vedo in altri comuni anche poco lontano da qui, non voglio nominare sempre Bacoli, ma ce ne sono tantissimi anche sui lidi campani, che hanno munito le spiagge di discese comodissime a mare, di lunghe passerelle che addirittura dal punto di sbarco sulla spiaggia portano direttamente al mare e sono percorribili anche con queste poltrone galleggianti con cui il disabile può fare il bagno. Purtroppo Ischia come isola intendo, deve ancora macinare tanti chilometri prima di arrivare a delle determinazioni di tale sensibilità, perché abbiamo la possibilità anche logistica di crearle, però da parte delle amministrazioni non ho mai visto attenzione a questa problematica. Nel Lenzo 2 ci sarà ancora una volta Paolo Ferrandino, riconfermato anche nella giunta ufficializzata ieri dal sindaco di Ischia. È importante dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi, ha dichiarato Ferrandino alla nostra emittente. Abbiamo tanti progetti già in cantiere che dobbiamo realizzare. La mia fiducia in Enzo, spiega l'assessore, è comprovata ancora una volta dalle mie dimissioni che permettono tra l'altro a Giovanni Sorrentino di entrare di nuovo in consiglio. Cosa che lo rende felice, ha sottolineato Paolo Ferrandino. Nell'intervista si è parlato anche degli equilibri politici dell'amministrazione e della collaborazione con il dottore IARC per il rilancio turistico di Ischia. Sentiamo. Assessore Paolo Ferrandino, assessore bis, logicamente se ci riferiamo alle ultime due esperienze, inizia una nuova avventura. Quali sono gli obiettivi per i prossimi 5 anni, sia personali ma soprattutto come squadra, come amministrazione? Penso che una continuità amministrativa spesso serve. Abbiamo tantissimi progetti sul tappeto che aspettano soltanto il momento della realizzazione. Io mi interesso prevalentemente di scuola, di trasporti su gomma, di estetica cittadina e quant'altro. Di sicuro noi, per quello che abbiamo già fatto, noi abbiamo una strada o un'autostrada ormai pronta per essere percorsa per poter fare tanto altro. Io ringrazio il sindaco della fiducia che ancora mi ha risposta e io gliel'ho restituita dimettendomi da consigliere, dove tutti pensano che quella sia l'ancora di sicurezza per rimanere legata al tempo utile dell'amministrazione. Io invece in questo ho dimostrato grandissima fiducia e soprattutto la voglia di fare ancora tanto anche in prima linea. Dimissioni che portano a elezione ancora una volta l'ingresso in Consiglio Comunale di Giovanni Sorrentino. Direi a lui un legame ovviamente familiare, lo possiamo dire. Giovanni ancora una volta sarà in Consiglio, penso che anche questo ti dà molta gioia. Ma sicuramente, perché lo vedo felice. Quando gli ho annunciato la nomina ad assessore, non dico gli è scappata una lacrima, ma quasi, tanto ha desiderio di stare in consiglio, di dare ancora, con tutta la sua esperienza e i suoi trascorsi, una mano
per quello che sono ancora le potenzialità che lui riesce ad esprimere. Ma soprattutto Giovanni è una garanzia per me come consigliere di riferimento e per l'amministrazione come perno, come elemento che sicuramente non verrà mai meno per poter sfiduciare il sindaco. Due cose sulla giunta. La prima, si diceva che Enzo Ferrandino doveva insomma trovare la quadra in qualche modo, invece è una giunta che è arrivata in maniera abbastanza naturale e con dei nomi che erano stati anche ampiamente pronosticati. Quindi da questo punto di vista, se effettivamente si può smentire quello che è questo tormentone, questa guerra interna che presumibilmente qualcuno diceva ci fosse. E poi questa collaborazione con Joseph e Yark, sicuramente un profilo di altissimo livello, ma un'iniziativa senza precedenti sull'isola di Ischia. Assolutamente, credo che Enzo sapeva già come muoversi e in qualche modo aveva predisposto anche la scacchiera per poter fare le mosse giuste. Credo che abbia anche idea e in mente come fare per il resto. Quindi non mi preoccuperei troppo di quanto si diceva prima di questa situazione di tensione e quant'altro. Penso che la quadra si riesca sempre a trovare e ci siano potenzialità di collocazione per tutti, per quanto ancora deve essere sistemato con le caselle da riempire per ogni diciamo, porzione di amministrazione o di potere che l'amministrazione deve esprimere. Questa è una. La seconda è che sono veramente contento di aver, che sia stata fatta una scelta con un personaggio di questa portata. Ischia merita l'attenzione delle migliori energie e menti che ci stiano in circolazione per poter essere valutata ed eventualmente accompagnata in una crescita che, dove è possibile, bisogna ancora tentare, ma soprattutto per una qualità di turismo di cui Ischia ha bisogno per cercare appunto di riportarsi a livelli, diciamo, visto che ci hanno classificato l'isola più bella del mondo, a questo livello abbiamo trovato, credo, la persona giusta perché questo possa succedere e possa effettivamente essere determinato con quello che saranno le programmazioni di prospettiva. Sono numerosi i cittadini delle isole di Ischia e Procida che periodicamente transitano per il porto di Pozzuoli per le necessarie cure presso le strutture sanitarie dell'ASL Napoli 2 Nord. È particolarmente sentita dagli isolani la problematica dei malati oncologici che devono recarsi sulla terraferma per affrontare le necessarie terapie. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha predisposto quindi un presidio per attività di assistenza psicosociale ai malati oncologici isolani. Il sindaco ha dichiarato: «Sono stato sollecitato dai sindaci delle isole ad affrontare in particolare la problematica dei malati oncologici, che devono recarsi sulla terraferma per affrontare le necessarie terapie. Il caldo tipico della stagione estiva è infatti ancora più pesante da sopportare per persone che sono sottoposte a trattamenti sanitari particolarmente debilitanti». Da stamattina è stato dunque allestito un gazebo presidiato da volontari della Protezione Civile e dal Corpo della Polizia Municipale, che con panchine per riposare all'ombra e bottigliette di acqua destinate ai malati oncologici in attesa del mezzo per ritornare sulle isole. Voglio ringraziare il Comitato Unitario di Diritto alla Salute Isola d'Ischia e il Sindaco di Laccameno Giacomo Pascale per la sollecitazione, l'Ufficio Tecnico del Comune di Pozzuoli, l'Ufficio del Demanio, la Protezione Civile e la Polizia Municipale per aver risposto alle mie richieste in tempi brevissimi. È nostro dovere prenderci cura dei nostri concittadini in difficoltà con azioni concrete di vicinanza e supporto. Terminiamo il nostro telegiornale con un ultimo servizio. Martedì pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Ischia, il sindaco Enzo Ferrandino ha consegnato la civica benemerenza a Tonino Baiocco, uno dei massimi esponenti del Banait isolano. Presente alla cerimonia anche Benedetto Valentino, che ha raccontato con grande efficacia e simpatia alcuni degli episodi più significativi e particolari della vita di Baiocco. Tonino Baiocco per oltre 50 anni ha rappresentato Ischia nel mondo. Qualità, eleganza e buon gusto sono gli insegnamenti che Baiocco ha consegnato ai giovani imprenditori. Queste le parole di Valentino. L'intervista. Benedetto Valentino, oggi il Comune di Ischia conferisce la civica benemerenza a Tonino Baiocco. Perché Tonino Baiocco è così importante? È il volto dell'isola di Ischia. Perché Tonino Baiocco è lo special one, cioè è l'uomo che ha contribuito di più a creare l'immagine di Ischia bella nel jet set mondiale.
cioè l'immagine di Ischia degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, cioè per 50 anni Torino Baiocca ha rappresentato Ischia nel bel mondo, e quindi non è giusto dargli la cittadinanza onoraria, ma è un dovere sacrosanto, perché chi ha contribuito a rendere grande Ischia è giusto che meriti ogni riconoscimento. Possiamo dire, con quelle che sono chiaramente le diversità dei tempi, per carità, però Tonino Baiocco ha avuto la capacità di anticipare quella qualità che oggi cerchiamo. Cioè, all'epoca tu hai citato veramente nomi di eccellenza che sono passati qui sulla nostra isola, che pure oggi magari passano, ma non come prima, oggettivamente. Ma guarda, il problema è che oggi, innanzitutto, non sono paragonabili i tempi. Però oggi il jet set viene lo stesso, il problema è che viene anche una grande massa, cioè all'epoca si notava il jet set perché erano solo loro negli anni 60, oggi c'è il turismo di massa, cioè è cambiato proprio tutto quello che è il contesto. L'insegnamento di Tonino sono vari, il primo è puntare sulla qualità, cioè Tonino ha sempre puntato su locali di grande qualità. Quindi è quello che è l'esempio che Tonino dà anche ai giovani, cioè puntate sulla qualità, puntate sull'eleganza, sul buon gusto, cose che come dire, i giovani devono imparare da Tonino Baiocco. Concludo con una tua frase. Tu insomma hai detto che speri nella reincarnazione, spieghiamo però perché non vuoi insomma reincarnarti in Tonino, ma in Benish, che era il suo cane praticamente, perché Benish è stato l'essere vivente che è stato trattato meglio di tutti, cioè nessuno ha trattato un cane così come l'ha trattato Tonino Baiocco, perché calcolateci, andava a comprare la migliore carne, le migliori cose, le coccole, le cose, cioè questa simbiosi tra l'animale di casa che diventa uno veramente di famiglia. Prima di salutarci, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo. Forte ondata di caldo nel corso di venerdì su tutta Italia per l'alta pressione africana, che veicolerà ancora correnti di aria bollente dall'entroterra sahariano verso le nostre regioni. Andiamo al dettaglio. Con la mappa della nuvolosità possiamo notare una giornata di cieli sereni o poco nuvolosi, cieli sgombri da nubi praticamente ovunque. La prossima immagine ci conferma il clima asciutto dappertutto, con assenza di precipitazioni, al più verso la serata dei temporali di calore sull'area alpina, soprattutto tra Valle d'Aosta, Alto Piemonte e Valtellina. Nel dettaglio la situazione quindi sull'Italia, una giornata assolata a parte i temporali tra il tardo pomeriggio e la serata sulle Alpi settentrionali. Il caldo però protagonista, una giornata veramente di caldo eccezionale, record, con valori prossimi ai 40 gradi sulla Toscana e in pianura padana. Ulteriori dettagli e approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Travimeteo. Questa sera ritorna lo speciale che Nuvola TV sta dedicando alla festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Subito dopo il TG trasmetteremo Sant'Anna Story, lo speciale realizzato da Nuvola TV nel 2020, dove vedrete sfilare tutte le barche vincitrici della festa dal 2010 al 2019. Con il nostro TG è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.